Siamo alle battute finali. Dopo anni e anni di polemiche e soprattutto di mare inquinato a Baiarena, al confine tra i comuni di Montecorice e di Castellabate, potranno iniziare i lavori per la realizzazione della condotta sottomarina e per il potenziamento del depuratore di Casa del Conte, di Maroccia e delle relative condotte fognarie. 4 gli interventi complessivi, 2 interesseranno il comune di Castellabate e 2 il comune di Montecorice. Nel weekend i 2 amministratori dei comuni cilentani, Pierpaolo Piccirilli e Costabile Spinelli, hanno incontrato la cittadinanza e soprattutto i vacanzieri che da anni frequentano questa zona. Turisti che in questi anni più volte si sono lamentati, ci sono state anche manifestazioni di protesta, incontri con gli amministratori, ma nulla di fatto. Nell'incontro dell'altra sera, i 2 sindaci, compreso anche l'ingegnere che cura il progetto e la ditta che andrà a realizzare l'intervento, hanno spiegato come e quando si farà l'intervento. Dopo oltre 30 anni di sofferenza, finalmente partono questi lavori. I tempi sono di 220 giorni. La ditta appaltatrice, la Picardi Tecnica, Sacosem e Unati, mi ha promesso la ditta che farà il possibile per terminare prima dei 220 giorni, di modo che già, salvo avverse condizioni del mare, già a febbraio-marzo la condotta potrebbe essere ultimata. Sono 3 chilometri di condotta dalla battigia, va fuori la baia, una condotta che è di diametro dei 500, una condotta premente che, come sappiamo, raccoglie le acque depurate del comune di Castellabate e della frazione di Casa del Conte del comune di Montecorice. Un finanziamento regionale di 6.460.000, 2 appalti sono nella competenza del comune di Montecorice e gli altri 2 sono nella competenza del comune di Castellabate. Nel corso dell'incontro, insieme al primo cittadino di Montecorice, Pierpaolo Piccirilli, è intervenuto anche il collega di Castellabate, Costabile Spinelli. Sì, questo è, siamo veramente, possiamo dire, in questa fase siamo alle battute finali, sia per quanto riguarda Castellabate che per quanto riguarda Montecorice. Siamo nelle fasi di aggiudicazione delle gare, da fatto sia Castellabate che Montecorice. Per quanto riguarda Castellabate abbiamo aggiudicato già il primo lavoro in aggiudicazione provvisoria, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane aggiudicheremo anche il secondo. Credo verosimilmente che, definiti tutti gli adempimenti burocratici, di poter dare finalmente inizio a settembre a questi lavori in maniera congiunta, quindi da farli partire contemporaneamente sia per quanto riguarda Castellabate che per quanto riguarda Montecorice.